L'Italia Outdoor Group nasce per il volere di un gruppo di aziende del mondo outdoor, produttori e distributori di outdoor, per avere una voce unica per parlare in Italia di outdoor e soprattutto anche per rivolgersi all'estero e confrontarsi con associazioni analoghe. Infatti Italian Group è il partner italiano dell'European Outdoor Group, è partner della EOCA, che è l'associazione per ambientale, no? Che premia iniziative ambientali europea, è partner dell'associazione francese e così via. Uno degli obiettivi principali dell'associazione è proprio la diffusione dell'attività outdoor. La formula nostra è outdoor non come prestazione, ma outdoor è uguale a benessere, wellness, no? Sappiamo tutti, l'ha detto anche la Fondazione Veronese, che camminare è uno dei movimenti più semplici ma che regala benefici enormi alla nostra salute. E camminare in montagna ancora di più, perché la bellezza dell'ambiente, della natura, ha un valore aggiunto alla camminata che la città non può dare. Insomma, no? Il film appunto che noi abbiamo selezionato, perché è stata fatta una selezione a monte, insieme al curatore artistico del film festival FANT, dei film che avessero un po' lo spirito appunto della UG, cioè sport, vissuto in sport all'aria aperta o attività all'aria aperta, vissuto in maniera lenta, rilassata, di esplorazione più che di prestazione. La giuria popolare ha colto nel pieno quello che è lo spirito di questo premio, premiando questo film, che è molto interessante perché fa vedere come diverse persone vivono la montagna. Una delle frasi appunto che sono state dette durante il film è che ognuno ha il suo Everest.